Siamo pronti allora, tifosi del Parma, cuori crociati, sta per partire la stagione di Serie A, soprattutto l'anno del centenario, lasciate le cinture, si sta per partire, il primo pallone sarà gestito dal Chievo che è nella classica maglia gialla con inserti blu, Parma invece nella maglia crociata abituale, maglia che ovviamente più che mai nell'anno del centenario è un valore aggiunto a quella che è una stagione senz'altro particolare, avremo poi anche la maglia del centenario, amici partite, le danze, inizia la stagione 2013-2014, il primo pallone lungo gestito dal Chievo, il Parma, siamo ai 40 metri, centrale per Amauri, il De Vai, possiamo andare a tiro col Parolo, ancora la conclusione, un po' strozzata di Amauri, prima occasione per il Parma, sesto minuto di gioco, a Tardì, vabbè. Bellissimo lo scambio col Parolo di prima, l'1-2, la verticalizzazione, pare che ci sia, pare che Amauri abbia guardato anche il campo, non gli è saltata nella maniera giusta, ha potuto cercare di prendere tutti sul tempo con il diagonale, poteva fare sicuramente, infatti ci voleva poco fare meglio, insomma. Poteva sicuramente salvare il palo. Cross di Temai, pericolo, Terò di testa, Mirante! Prodezza di Mirante che arriva a metterci i guantoni, palla tutt'altro che facile, colpo di testa di Terò. Con Terò, zona tiro, filtrante, posizione da guardare, ancora lui, ancora Mirante! Dice di no, Mirante, ottimo pagello in questo inizio, però dietro dobbiamo un attimino metterci a posto perché non possiamo correre questi rischi. Ancora Mirsano, è buono il colpo di testa però di Dramé, ancora che le prende tutte, Dramé ha una stazza imponente, il Pacarito carica a destro, con i pugni ci arriva Fugioni, palla ancora giocabile. Il Chievo però riesce in qualche modo a spazzare con Sesto, peccato però è iniziato il secondo tempo qui al Tardini, Parma Chievo. Cassano, siamo sulla tre quarti, gran palla dentro di Cassano, è uscita da parte di Pugioni, anche un po' tardiva, però Cassano con il terzo occhio, come diciamo noi, ha visto il taglio di Amauri quando nessuno poteva accorgersene. Gran palla dentro, Pugioni ha ritardato un po' l'uscita, troviamo il Chievo che sta arrivando dalle retrovie, Valdés, largo Cassano sulla sua mattonella, quella di sinistra, Cassano da 4-2, Cassano se ne va, Cassano accelera, Cassano può entrare in area da sinistra, e cosa dentro, è incredibile l'errore di Amauri, sotto porta, buona l'occasione per il Parma, 14esimo, stavolta. È un'occasione da segnare col circoletto rosso. Alberto. Punta la cassata. Buoni, scucchiaiata centrale, la girata e a palla lato di niente. La palla lato di niente. Paloschi ha rischiato il gol dell'ex al 17esimo. Molto bravo Paloschi nella girare Ennio Tardini. Palla ancora per il solito Paloschi. Pericolo, pericolo, pericolo. Mirante, Mirante ci mette una pezza, però. Abbiamo rischiato ancora troppo su questa conclusione di tempo. Siamo un pochino troppo tossi. Era salvo. 4 contro 4, conclusione a giro. Mirante ci arriva a mettere in corner. Questa è una palla che andava dritta dritta nell'angolo alto della Marchino. Largo dove può andare Cassano. Cassano, Cassano sulla porta sul mancino. Cassano e buoni cross con la palla. E la presa incredibile di Pugioni. Cosa ha salvato Pugioni sul colpo di testa di Biebeni? Miracolo di Pugioni. Miracolo autentico. Biebeni ha schiacciato una palla di testa. Sansone, Sansone! Con la Sansone che ha effettuato una splendida giocata al limite dell'area portandosi la palla con un gioco di prestigio sul destro e il tiro però è andato là al mio orologio ed è così. Triplice fischio di Rizzoli, Parma Chievo finisce 0-0, comunque gli applausi del Tardini, un punto, muove la classifica.